Pane al pane. 02 68 84 230. panealpane@radiolombardia.it. Pane al pane. Su Radio Lombardia non ci fermiamo mai. Ed eccoci di nuovo in diretta per la nostra seconda ora insieme. Io ho annunciato nella prima ora chi sarebbe stato il mio ospite, per cui in qualche modo ho un po' rovinato sia la sorpresa che il lavoro di Valentina, ma rimedio subito. Linea alla regia. Raffaele Cattaneo, lo chiamano Raffa, è nato a Saronno il 15 settembre del 1962, dice di essere un inguaribile perfezionista, ha una moglie Camilla, tre figli Jacopo, Letizia e Luca, ha anche un cane Alex. Che cosa fa di lavoro? Il papà è il presidente del consiglio regionale. Che cosa gli piace? Lo sport, il calcio soprattutto, è un portiere, il ciclismo che pratica, la pallacanestro e lo sci, è davvero uno sportivo. Cosa non gli piace? La superficialità e il populismo. Il suo piatto preferito è un vero goloso. Tutti i piatti tipici della cucina lombarda gli piacciono. La squadra del cuore è l'Inter, però anche il Varese Calcio e il Varese Basket. Sogna di continuare a contribuire a migliorare la vita dei cittadini e la canzone che ascolterebbe all'infinito, non lui, ma la sua assistente portavoce Valentina, è un bel Vasco. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei figli. Eccoci qua con la scheda di Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio di Regione Lombardia. Grazie, benvenuto. Grazie, non mi aspettavo un'accoglienza così frizzante. Complimenti. Ah, hanno anche messo Vasco, insomma, va benissimo, va benissimo. Una vita spericolata, una vita piena di guai. No, 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 questo non glielo auguriamo. Questo lo dice Vasco Rossi e quindi lui può, va bene. Allora, anche se un po' di guai non ci mancano, in questo momento, magari di. Percorriamo insieme di modo da poter dare così approfondimenti dietro le quinte informazioni ai nostri cittadini, come sempre abbiamo fatto quando abbiamo avuto il piacere di avere il presidente qui in studio con noi. Se è d'accordo, siccome tra poco avremo anche un collegamento con Ambrosoli, sì, il primo è proprio questo, sulla riforma e della sanitaria, riprendiamo il tema con cui ho lasciato i consiglieri regionali che erano con me nella prima ora. Questo è l'attacco, diciamo, del comunicato che viene lanciato dal comunicato di Enrico Brambilla. Il centrodestra ha scelto la strada sbagliata e il PD agirà di conseguenza. Il riferimento è proprio alla riforma sanitaria. Qual è il suo pensiero, Cattaneo? Beh, che se sulla riforma della sanità, che è il provvedimento più importante che si può fare in consiglio regionale, c'è anche un po' di dialettica politica tra maggioranza e minoranza, questo mi sembra assolutamente fisiologico, normale, anzi fa parte del funzionamento della democrazia, quindi non mi preoccuperei oltre misura. Mi sembra che invece la maggioranza stia finalmente facendo sulla riforma della sanità quel lavoro di sintesi che forse non è stato fatto con altrettanta attenzione nella prima fase della discussione sulla riforma della sanità, ma che era necessario fare. Se c'è un testo condiviso dalla maggioranza, ci saranno anche le condizioni perché in aula questo testo possa essere discusso e approvato rapidamente, anche se del caso accogliendo miglioramenti che vengono, perché no, dalle proposte delle minoranze. È stato fatto tante volte, fa parte di una sana dialettica democratica, dopodiché in democrazia la maggioranza è giusto che decida. Certo, ormai in questi ultimi anni, complice purtroppo la crisi, i tagli, la situazione anche che ha riguardato tanti cambiamenti per gli enti locali, anche per una regione, la sanità in Lombardia ha risentito di qualche peggioramento per i suoi cittadini. Quindi questo lavoro, quando lei dice con urgenza, viene fatto proprio anche in misura di poter, se non migliorare, fermare quello che possono essere delle difficoltà, perché i tagli ci sono, i costi sono alti, soprattutto in questo settore, le difficoltà anche. Io adesso sentirei Ambrosoli e poi vorrei capire anche con lei quali sono invece i punti di forza per i cittadini, al di là del discorso politico e delle opinioni politiche. Buonasera, buonasera e benvenuto Umberto Ambrosoli, Patto Civico, Regione Lombardia.
Buonasera a lei, buonasera al suo ospite e agli ascoltatori. Grazie, con me il presidente del Consiglio di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. Abbiamo introdotto il tema anche con i suoi colleghi della prima ora, Fabio Rolfi e Carlo Borghetti. Io le lascio la parola perché la dichiarazione è: sulla riforma assicuro tutta la collaborazione pur di fare finalmente un passo avanti. Lo dicevamo anche noi, ci vuole, serve ai cittadini, ce n'è bisogno. Guardi, noi è da un anno, tra pochi mesi, cioè tra pochi giorni, è un anno che assistiamo a tanti proclami per la riforma della sanità, che da alcuni è definita riforma, da altri evoluzione, da altri ancora sviluppo, da altri ancora realizzazione. Questo per dire la difficoltà che si incontra nel mettere mano a una legge così fondamentale come quella che disciplina il settore sociosanitario, che ha bisogno come settore di vivere un momento di cambiamento, non per ragioni di fallimento della precedente proposta, cioè di quella attualmente vigente, ma perché è cambiato un pochettino il mondo intorno. Allora bisogna mettere a posto le viti e capire qual è la strada che si vuole percorrere. È cambiata perché è cambiata l'aspettativa di vita, che è in marcato aumento. È cambiata perché la spesa pubblica per la sanità è diminuita a livello di trasferimenti dallo Stato alle regioni di 35 miliardi nel fondo sanitario per il periodo 2012-2015, perché la spesa sanitaria in Italia è del 26% inferiore rispetto a quella che abbiamo in Francia e in Danimarca. Perché 9 milioni di persone hanno rinunciato totalmente o parzialmente a cure per motivi economici e perché i malati cronici, questa è la differenza fondamentale che nel frattempo si è acclamata, sono il 30% della popolazione e consumano il 70% della spesa. Ecco, vedete, oggi viviamo in un sistema sanitario che in Lombardia vede il 55% delle visite specialistiche pagate direttamente dai cittadini, eppure siamo una regione dove il servizio sanitario pubblico è ancora all'avanguardia rispetto alle altre regioni italiane. Se non affrontiamo i cambiamenti necessari, questa avanguardia la perdiamo, ma soprattutto rischia di perdere la qualità del servizio reso ai cittadini e la sensazione di essere assistiti dal punto di vista sociosanitario. Per questo l'intervento, che torno a dire si può chiamare come vogliamo, di riforma, di manutenzione, di sviluppo, di evoluzione, è urgente, non può essere ulteriormente procrastinato. E per questo, raccogliendo già diversi mesi fa l'invito del presidente della regione, abbiamo ribadito ancora oggi che abbiamo voglia di collaborare a questa iniziativa, e laddove la collaborazione non è quella di semplicemente validare una proposta proveniente da terzi, ma di partecipare a un confronto. L'abbiamo fatto già parecchi mesi fa presentando il progetto di legge 193 del Partito Democratico e del Patto Civico, che contiene delle risposte a questa esigenza di cambiamento. Li contiene attraverso delle strutture, le contiene soprattutto attraverso dei principi. Queste strutture, questi principi e gli interventi che li declinano sono a tratti simili, a tratti molto diversi, da altri quattro progetti di legge. Il primo in ordine di importanza, quello presentato dalla Giunta, e successivamente da due delle forze che compongono la stessa maggioranza, il Nuovo Centrodestra e il Popolo delle Libertà, Forza Italia, e poi c'è un altro progetto di legge che è quello del Movimento 5 Stelle. Grazie. Allora, se ci vogliamo... Prego. Se ci vogliamo sedere intorno a un tavolo e confrontarci su questi progetti, collaboriamo per la realizzazione di un miglior servizio. Se alternativamente si vuol perdere tempo o si vuole semplicemente imporre una visione che ad oggi ancora non sembra essere conclamata, allora è inutile chiamare la maggioranza. Chiaro il punto di vista. Umberto Ambrosoli, Patto Civico, la ringrazio per l'intervento e per la precisione dei dettagli. Grazie Ambrosoli. Arrivederci. Salve. Allora, in qualche modo non ci eravamo assolutamente messi d'accordo, no? Quando dicevamo è cambiato il mondo intorno, anche Ambrosoli diceva, dai tagli all'età alle aspettative di vita, e quindi
un'urgenza che riguarda soprattutto i cittadini. Quali sono i punti di forza su cui avete lavorato, a parte il famoso libro bianco da cui si è partito, che è stato il confronto e l'ascolto, anzi l'ascolto e poi il confronto? Beh, io però parto da una constatazione. La sanità lombarda oggi è una sanità complessivamente, mediamente, molto buona. Certo, lo diceva noi, anche la sua posizione, sicuramente. Esatto, ma tutte le persone che hanno avuto modo di avere a che fare con la sanità, poi certo c'è sempre qualche episodio negativo, qualche caso critico, ma complessivamente, mediamente, certo, chi utilizza i servizi sanitari ha un giudizio positivo sulla qualità delle cure, delle prestazioni, dell'attenzione che riceve, dei servizi che riceve. Allora, quando un sistema funziona, bisogna rivoltarlo da capo? No. Di solito, se una cosa funziona, bisogna migliorarla perché sia adeguata al contesto che nel frattempo si è modificato, e il contesto un po' si è modificato. Io credo che la riforma della sanità debba avere questa caratteristica: non dobbiamo stravolgere il sistema, ma dobbiamo metterlo in condizioni di rispondere ancora meglio ai bisogni nuovi. Quali sono i bisogni? Beh, alcuni li diceva anche Ambrosoli. Oggi certamente è aumentata, anche grazie alla qualità della sanità lombarda, è aumentata l'aspettativa di vita, abbiamo più anziani, quindi ci sono molti pazienti che sono cronici, che hanno bisogno di cure permanenti. E costose, quindi non sono facili da gestire, chiaro. Esattamente, sono cure costose, sono pazienti fragili. Per quelli probabilmente la soluzione deve essere trovata con una modalità di rapporto con il territorio che non è quella tradizionale dell'ospedale, ma deve essere qualcosa di diverso. Un primo fronte su cui si lavora è questo. Un secondo fronte: dobbiamo razionalizzare le spese, quindi bisogna probabilmente accorpare alcune strutture perché abbiano dimensioni migliori, più ottimali. Da qui l'idea di un ripensamento della funzione che oggi hanno le ASL, con la creazione di nuove agenzie, anche con l'accorpamento in un numero minore delle strutture di programmazione sul territorio. Ma qui entreremo molto nei dettagli. Quello che io dico è: abbiamo un sistema eccellente, non lo dobbiamo scassare, dobbiamo fargli il tagliando, migliorarlo sulle cose che hanno bisogno di essere migliorate, perché effettivamente lo scenario rispetto a 20 anni fa è un po' cambiato, mantenendo però l'impianto, perché l'impianto ci ha permesso di avere una delle migliori sanità al mondo. Questo è l'intervento sul tema sanità del Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, Nuovo Centrodestra. Io devo dare la linea alla pubblicità, poi l'appuntamento con Fabio Massa e C'era una volta con Pinocchio, e poi di nuovo torneremo a parlare con il Presidente del Consiglio regionale, torneremo a parlare di Expo, un conto alla rovescia che dicevamo ormai si conta in ore, non più in giorni. Per cui